Decolorare dei capelli colorati con un nero in precedenza con grandi barrature e ottenere un bellissimo ramato lucente così. Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Mirko Alunno e sono il fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E in questo video ti faccio vedere passo passo, step by step, come puoi, insomma, come puoi decolorare un capello con questo esempio. Questa ragazza aveva dei capelli che erano stati colorati neri, poi c'era della ricrescita, ma gli era stato fatto un ramato sopra e ovviamente capirai quanti pasticci di colore aveva. Bene, in questo video ti faccio vedere tutti i passaggi, tutti i procedimenti, tutta la delicatezza utilizzata e la facilità per ottenere appunto questo fantastico risultato. E prima di andare al video, ti ricordo che è fondamentale che tu ti iscriva al canale perché questo è l'unico modo che ho per poterti tenere sempre aggiornata. Ora andiamo direttamente al video. Ok, quindi questa ragazza ha una ricrescita di 2-3 dita di una base totalmente naturale, un castano chiari, ovviamente non ha bianchi, ma come puoi vedere ci sono i grandi errori del colore che gli hanno fatti in passato. Le punte sono grigio, nere, insomma, quando gli hanno passato il colore hanno passato un ramato sopra un nero sbiadito con una base, diciamo 4 dita di base naturale, quindi cosa è venuta? Una ricrescita un po' aranciata, oramai si è sbiadita, e delle punte che sono rimaste una bruttura, cioè scure, non schiarite, brutte. Quindi bisogna uniformare. Ok, quindi iniziamo facendo quattro sezioni e prendendo una ciocca molto sottile con l'aiuto di una spatola, mi raccomando. Beh, iniziamo a sfumare e applicare la decolorazione solo nelle parti più scure, proprio nelle lunghezze punte. E cosa utilizzo? Utilizzo una decolorazione in questo caso dell'azienda Le Fleur d'Eau a 10 volumi, quindi come ti ho detto prima, decoloriamo con rispetto, con delicatezza e con pazienza. Come vedi, lo passo solo nelle parti scure e con attenzione a non passarlo dove è già più chiaro. Ok, in questa ciocca lo vedi ancora meglio, si vede proprio meglio meglio la barratura. Quindi, come ti dicevo, spatola è fondamentale, noi utilizziamo le spatole in plexiglass dell'azienda Micima. È come avere una tavolozza per dipingere, un buon pittore ha una tavolozza. Quindi poi applico i capelli, appoggio i capelli e vado ad applicare appunto la decolorazione dell'azienda Le Fleur d'Eau a 10 volumi, molto delicata e solo nella parte scura. Dopodiché, come vedi, le lunghezze stanno iniziando a schiarire, quindi la parte scura è un po' smontata, devo evitare le barrature, quindi l'alzerò di 2 dita. Come vedi, la sto applicando 2 dita sopra la decolorazione che ho già applicato in precedenza, così vado a evitare le barrature. Poi, una volta applicata, ovviamente la devo pettinare e questo lo faccio su tutta la capigliatura. Dopodiché, una volta che ho ottenuto un buon risultato in lunghezza punta, beh, lo devo passare quasi vicino alla radice, ma mai nella radice. Diciamo, il colore naturale non va toccato perché la decolorazione lì farebbe, beh, esagererebbe con la schiaritura. Quindi lì ci penserà poi il colore. Intanto, come vedi, la sto applicando nell'ultima parte, diciamo, dorata, che bisogna un po' dominarla, anche perché poi il colore che noi andiamo a mettere, e sarà un 8,44 con un 7,4 e anche un 7,3, beh, dovrà essere dominante, quindi noi bisogna ricreare una base per essere poi dominata dal colore obiettivo, il colore cosmetico che andiamo a applicare. Dopodiché abbiamo asciugato i capelli perché ovviamente bisogna applicare le colorazioni. Abbiamo un gran rispetto perché te lo fa vedere quanto sono lucidi i capelli e una grande uniformità, visto quante barrature c'erano, e così le abbiamo tolte. Quindi ora andremo con la colorazione dell'azienda Le Fleur d'Eau, una colorazione rapida in 10 minuti, cioè anche a 30 volumi è una colorazione che in 10 minuti ci dà il risultato che vogliamo. E quindi le dose saranno 8,44 e metà 7,3 a 30 volumi nella radice. Per quanto riguarda invece le lunghezze punte, applicheremo un 8,44 metà e metà 7,4 a 10 volumi. Fantastico, il capello è veramente rispettato, lucidissimo e puoi vedere veramente quanto è rispettato dalla sua lucentezza. Ovviamente il colore dell'azienda Le Fleur d'Eau a 10 minuti ci ha aiutato tantissimo nella velocità e in un risultato veramente fantastico. C'è stato prima un bel lavoro, ma neanche così tanto intenso, ma il risultato è veramente fantastico.
Come vedi, è molto facile, molto semplice e questo video non è per farti vedere quanto sono bravo, ma è per farti vedere quanto puoi diventare brava, quanto è semplice fare dei bei lavori, semplicemente prenderli per il verso giusto, con i procedimenti giusti. Ovviamente dovrai conoscere qualcosa in questo e soprattutto mettere la dovuta pazienza senza correre e senza utilizzare ossigeni troppo alti. Bene, dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e scrivilo pure qui sotto. E ti ricordo che è fondamentale che tu ti iscrivi al canale, perché ogni settimana pubblico dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. Ciao!